Si chiude l'anno agrario, ne parte un altro e la grande famiglia di Coldiretti si riunisce per stilare un bilancio, ma soprattutto ringraziare per quanto ricevuto. È dal 51 ormai che Coldiretti, insieme alla Conferenza Episcopale Italiana, celebra questa giornata di ringraziamento, una giornata che segna la fine di un anno agrario e l'inizio di un altro. È per noi un momento importante che il mondo agricolo sente fortemente proprio per dimostrare una grande fede e tanta gratitudine per quello che è il nostro lavoro. Un lavoro sicuramente di tanto sacrificio, tanta dedizione, ma fondamentale perché gli agricoltori non solo danno il cibo per le nostre tavole, per le nostre mense, ma anche sono coloro che tengono e sostengono il territorio e lo curano. In momenti di disastri, come vediamo nel nord della Toscana, come in questi giorni, si riconferma questo ruolo, quindi l'agricoltura va aiutata perché quello che temiamo più di tutto è l'abbandono anche di territori più difficili, più complicati, che però l'abbandono di questi territori determinano poi le rovine che stiamo vedendo. Celebrare il ringraziamento significa davvero vivere secondo natura, secondo quelli che sono i ritmi della natura. Sì, certo, come ci ha anche raccontato il nostro vescovo nella sua omelia, insomma, noi abbiamo la fortuna di vivere su un'attività, su un territorio, su un'impresa che ci mette a contatto con la natura. Alla fine dell'annata agraria, quindi l'11 novembre per San Martino finisce l'annata agraria non bellissima quest'anno, però cominciamo speranzosi quella 2023-2024, sperando che tutto vada per il meglio e che, diciamo, i nostri prodotti della terra siano fruttuosi.